Critiche dai Dem che chiedono l'intervento dell'Agcom. Ma il vice sindaco della Giunta 5 Stelle Luca Bergamo? Mai previsto suo intervento. Forse altri politici non sono abituati a questa normalità e ragionano solo per come farebbero loro. Altrimenti non mi spiego le reazioni scomposte. Polemica per la partecipazione di Luigi Di Maio alla festa di Capodanno organizzata dal Comune di Roma al Circo Massimo. Fa campagna elettorale con i soldi pubblici. Hanno attaccato vari esponenti del PD. Ma il gruppo Comunicazione 5 Metri S ha subito precisato che il candidato premier non sarà sul palco, ma tra il pubblico, per brindare con i cittadini. Per il PD sembra proprio inconcepibile eppure è così. Hanno scritto in una nota. Non ci sarà nessun discorso sul palco? Sembra ridicolo anche doverlo sottolineare. Eppure è necessario visto le reazioni scomposte dei disorientati parlamentari del PD. Addirittura minacciano esposti all'Agcom. Luigi sarà a festeggiare l'arrivo del 2018 al Circo Massimo, tra i cittadini e con i cittadini. Cancelletto Spelacchio a Natale, Cancelletto Di Maio a Cancelletto Capodanno. Questo è quanto offre Raggi ai romani per le feste. Il tutto pagato con le tasse dei cittadini. Cancelletto Imbroglioni a 5 S Stefano Esposito, Chiocciola Stefano Esposito, December 31, 2017. Nel merito, interpellato dall'agenzia ANSA, è intervenuto anche il vice sindaco di Roma e assessore alla cultura Luca Bergamo. Non è mai stato previsto alcun intervento dal palco di Luigi Di Maio, che partecipa alla festa di Roma, per salutare l'inizio dell'anno nuovo come ogni altro cittadino. Forse altri politici non sono abituati a questa normalità e ragionano solo per come farebbero loro, altrimenti non mi spiego le reazioni scomposte di queste ore. Sappiamo distinguere bene tra ruolo delle istituzioni e quello delle forze politiche. Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai, un numero sempre più grande di persone legge il Fatto Quotidiano.it senza dover pagare nulla. L'abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un'informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi di Il Fatto Quotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie, Peter Gomez.